1913 con Franco Fasano. Ciao, Franco. Ciao a tutti. Franco, da poco tornato tra l'altro dal Kenya, perché viaggi anche tu tantissimo. Sono stato recentemente per una convention. Tra l'altro ero insieme a Francesca Lotta, che saluto. Ah, la salutiamo tutti, la cara Francesca. Insomma, è stata una bella esperienza lì, perché vedi, questo libro che ho portato da te appena ero uscito mi sta portando un po' in giro per il mondo, soprattutto io amo, in Italia. Io amo, sì. Due verbi fondamentali nella tua vita, comporre e amare. Ma sì, sicuramente sì, ma una è direttamente include l'altra. È vero. E quindi, tra l'altro, io amo... Non è solo la canzone che insieme a Italo Ianne e Toto Cutugno, che salutiamo, è stata la canzone che mi ha permesso di fare della mia passione un mestiere, perché ha avuto talmente tanto successo nell'87, ma è anche il titolo di questo libro, dove io raccolgo un po' tutta la storia della mia vita, che parte da quando ero ragazzino, anzi parte ancora prima, da quando mio padre e mia madre si sono conosciuti a Torino, lui pugliese, lei valdostana. E poi devo dire che se mi sono appassionato al mondo della musica leggera, soprattutto a quella italiana, è perché mio padre, quando avevo 10 anni, mi portava al Festival di Sanremo. E nella puntata di oggi ho sentito tante canzoni, ma tantissime canzoni che io ascoltavo da bambino con lui, anche la vostra sigla. Il sabato sera di Bruno Filippini. Esatto. E quindi niente, io poi tra l'altro nel vedere Valerio con quelle macchine fotografiche al collo non può che non venirmi in mente mio padre, perché mio padre era fotografo come te e ha immortalato momenti indimenticabili della mia vita. E tra l'altro tu sei impegnato anche in questo periodo per gli eventi che riguardano il centenario dalla nascita di Nicola Rigliano, il quale tu hai scritto anche Colpevole in quel Sanremo del 2005. Sì, lì è stato un regalo incredibile del destino. Nasce mia figlia qui a Roma e Mauro Buttinelli, che allora lavorava con Senardi e con Rai Trade, mi ha chiesto se avevo un pezzo per Rigliano. Io gli ho detto certo che ce l'ho, ma non ce l'avevo. Cioè, in realtà era una canzone che avevo nel cassetto, che avevo scritto insieme a due amici con i quali ho scritto tante canzoni anche per lo Zecchino d'Oro. E allora mi sono messo a vedere se questa canzone avrebbe potuto essere coniugabile per Rigliano, che io me lo ricordavo quando ero bambino come caratterista anche nel mondo della pubblicità, sì. Ma in realtà lui è sempre stato un grande crooner. Colpevole di averti incontrata, non so neanch'io perché. Colpevole di un palpito che mi ha toccato nel profondo. Ma perché questa vita non è mai come la vorresti tu? Perché invece adesso non è più lo stesso senza te, senza di te. Colpevole di averti incontrata, non so neanch'io perché. Colpevole o debole per non averti ancora qui. Bella, poi quella fu una partecipazione molto vinse importante. Questa canzone vinse il premio della critica, intitolato a Mia Martini, da quando Mia Martini vinse il primo premio della critica nel 1982 con E non finisce mica il cielo. Ma sai, sono tutti questi aneddoti. E come festeggerete? Come si creeranno questi eventi? No, naturalmente allora, legati al mondo della musica. No, ma la cosa divertente è che il gruppo storico di Nicola Rigliano, Biseo, Tatti e Ascolese, mi hanno chiamato perché mi hanno chiesto, ma tu te la senti di cantare le canzoni che cantavamo con Nicola? E allora io mi sono tuffato in quel repertorio, che tra l'altro molte canzoni io le avevo nell'orecchio, perché devi sapere che Nicola era pugliese, di Squinzano esattamente,
E io sono di origini pugliese, per cui anche quel modo di parlare, quel tipo di umorismo, io l'ho ritrovato anche nei miei ricordi, perché mi ricordava mio nonno, e quindi mi sono tuffato e ho imparato canzoni tipo Maramau perché sei morto. Pane e vino non ti mancava. E poi tante Lodovico, sei proprio un vero amico. E ci divertiamo molto a cantare queste canzoni. E tra l'altro il 15 di giugno saremo al Teatro Antico di Ostia. E quindi, bene, vogliamo ripercorrere un po' di successi sanremesi che ti appartengono? La famosa tripletta sanremese. Ma quel, tu parli come autore. Le ali, certo. Sì. Beh, allora guarda. Possiamo... Beh, altrimenti possiamo anche partire dall'Isola alle Hawaii con quei capelli, eh? Yeah, 1981, Festival di Sanremo. Ho vinto, ma era un'Isola alle Hawaii. Guarda, io cantai quella canzone con mio padre sotto che mi fotografava, e per tutto l'ambiente ero il figlio del fotografo. La canzone di ritornello è molto facile, forse adesso è più nelle mie corde. Allora avevo poco meno di 20 anni e cantavo. Ho vinto un'isola alle Hawaii, a quel concorso chiamato la vita. Ci puoi venire quando vuoi, vale un biglietto, un sorriso che fa. Isola alle Hawaii, e non importa se a Roma o a Milano, basta scoprire che vivere è bello se noi lo vogliamo. Sabato mattina, ma il cielo dov'è? No, ma la cosa sconvolgente erano i capelli e questi occhialoni che coprivano praticamente metà viso, sì, no. Il tuo vestitino beige, giacca e pantaloni. Questi sono grandi. Devo dire che quando mi metto gli occhiali io mi sento meglio. Però ho imparato anche a togliermeli, perché a un certo punto è successo che nel 1989, quando una canzone che cantai a Sanremo la seconda volta, mi portò tanta fortuna, ma soprattutto mi riportò su quel palco come cantante. Il ritornello faceva così. Ma dimmi dove sei, così ogni tanto mi oriento, e dimmi come mai da me ti stai nascondendo. La tua fragilità la scopro e poi la difendo. E quel giorno non mi perderai più. Poi bisognerebbe andare avanti, andare avanti. In coppia con Flavia Fortunato, no, ancora. Lì era poi questa. C'era una che no, era in no. coppia con Flavia. Questa è quella che ti faccio sentire adesso, che è del 92. E io cominciavo così. Mentre la notte passa attenta, tra due pareti di vernice fresca, mentre due cani sono in cerca solo di un fischio che li chiami, mentre qualcuno sta dormendo sopra i guanciali della sua coscienza, si accende una finestra e le ombre sembrano aeroplani. Qui entrava lei. E mentre l'acqua senza fretta disseta il legno delle barche vuote, mentre la luna non si ferma, nemmeno se la stai a guardare, perché la vita è una tempesta, e c'è chi scappa e c'è chi resta, e mentre questo giorno non si stanca mai, e mentre il mondo respira, tu che cosa fai? E mentre non ci sei, perché respira il mondo, mentre tu lo sai che non ti cambierei per niente al mondo. Non ti accorgi, ma il mondo cambia anche per te. La mia porta è ancora aperta come un
invito da non rifiutare. E se una festa suona musica, anch'io vorrei ballare. Bella! Ma l'ho riascoltata proprio volentieri, era tanto, tanto, tanto che non sentivo questo pezzo, forse entrammo dall'ultima volta che ci siamo visti. È stata la mia unica partecipazione come big al Festival di Sanremo, andavo sempre nei giovani, anche nel 90 cantai questa canzone, tra l'altro un festival a me molto caro perché tornò la grande orchestra grazie ad Adriano Ragozzini, sì. Ma non eravamo né all'Ariston e nemmeno al Casinò di Sanremo, dove si è svolto all'inizio il festival, eravamo in un mercato, nel mercato dei fiori sopra Armaditaggia, e la canzone che cantavo era: vieni a stare qui, che per me è importante, aspettavo te. Per sentirmi grande e per non spendermi inutilmente, vieni a stare qui, non portare niente, vieni e troverai quotidianamente quello che hai cercato sempre, diventerà il mio riferimento, come un'alba che per me di un tramonto. Mi hai fatto fare un salto indietro. Dai, ci voleva, quando ti è sempre bello venire qui con te, perché non ci sono così stretti i famosi tempi televisivi. E questo grazie anche all'editore che oggi compie gli anni, a Franco. No, sono gli auguri di buona Pasqua. Di buona Pasqua. Buona Pasqua all'editore. Quanti Sanremo hai fatto come cantante? Come cantante 4, 3 nelle nuove proposte, chiamiamole così, perché il primo anno, pensate che in gara con me, oltre a Edoardo De Crescenzo, Barbarossa e ce n'era un altro bravissimo, De Crescenzo, Barbarossa. Battiato? No, adesso mi viene. Ma c'era anche Orietta Berti. Ah, c'era Fiorella Mannoia con Caffè Nero Bollente. Però quello è stato un bel festival di Sanremo. Però vuoi sapere qual è la canzone grazie alla quale mio papà cominciò a diventare il papà dell'autore? Sì, poi cambiarono le cose, il figlio del fotografo, il papà dell'autore. Regalami un sorriso per i miei giorni tristi, per quando farà buio e tu non ci sarai. Drupi, la cantò Drupi, era l'84. Quegli occhi così grandi da fare invidia al cielo, e l'onda dei capelli legati con un filo, quel filo di pensieri bellissimi che hai. Regalami semmai un breve istante, poi regalami un sorriso, lo prenderò per mano, poi come un aeroplano ti guarderò passare, perché sei come il vento e non ti si può fermare. Regalami un sorriso, lo porterò per sempre con me. Na 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 na. Franco,
insomma, tra i tanti incontri, collaborazioni importanti con appunto Fausto Leali, Anoxa, sicuramente quello che ti è rimasto più nel cuore è quello con la grande Mia Martini. E tra l'altro tu oggi non sei da solo, perché hai portato con te un tuo caro amico, un giornalista, Ciro Castaldo, scrittore al suo quarto libro. Salve. Stai anche organizzando la nona edizione di Mia Martini del Mia Martini Festival. Sì. Che è diverso però dal premio Mia Martini. Dal premio Mia Martini, di cui è direttore artistico. Allora, Franco intanto Fasano. Facciamo vedere il libro. Ecco qua, Martini Cocktail. Sì. E non è il libro sulla vita artistica personale di Mia Martini, ma sono tanti aneddoti, curiosità, sì, giusto Ciro? Sì, è un insieme, è un purpurri, un puzzle, quindi Martini Cocktail perché è un cocktail e perché ironizza sul suo nome d'arte. Lei ha praticamente trovato il titolo al libro, perché io ho recuperato questa sua frase: se dovessi scrivere la mia autobiografia la chiamerei Martini Cocktail, perché la mia finora è stata un'esistenza agitata e composita come un cocktail. E praticamente accende i riflettori sul lato ironico di Mia Martini, perché purtroppo la narrazione su Mia Martini è sempre diversa, e io vorrei appunto porre l'accento su questo. Cioè, Mia Martini era una persona ironica, autoironica, una grandissima artista, oltre ad essere una grande interprete d'autore, una anche cantautrice, musicista. E il libro è un insieme di interviste, curiosità, aneddoti, retrospettive, testimonianze, galleria fotografica con degli scatti bellissimi del maestro Luciano Tallarini, che salutiamo, l'art director Luciano Tallarini, e un CD in allegato con lei che si racconta, che lancia le sue canzoni del cuore a Radio Kiss Kiss a Napoli. Era un pezzo inedito praticamente fino al 2019, fin quando è appunto uscito il libro. E insomma, è un modo per raccontarla più che ai collezionisti, al suo pubblico storico, alle nuove generazioni. Per raccontare una grande artista ed una grande donna. Nuove, esatto, esatto. Indubbiamente con questo libro si accende un faro non solo sul suo percorso artistico, ma anche umano. Questa invece è Martini Cocktail. È la locandina della nona edizione del Mia Martini Festival, che quest'anno si farà al Teatro Metropolitan di Santa Anastasia in provincia di Napoli, ed è incentrata sul concerto per Mimì con Francesca Lotta, Mimmo Cavallo, con la direzione musicale di Stefano Ripa. Io sarò la mi occuperò della regia e della voce narrante. Bene, grazie. Bravi. Ciro Castaldo. Ottimo. E buon lavoro. Grazie. È stato un piacere incontrarti. Buona Pasqua anche da parte. Allora, Franco, vogliamo dimmi. Sai cosa mi disse Mia Martini quando nel 94 mi chiese di scrivere una canzone per lei? Argomento era la luna, e io gli ho detto: guarda Mimì, io più che altro scrivo le musiche, perché ho sempre avuto l'onore e il piacere di collaborare con grandi autori di testi, Debsa, Berlincioni, Cogliati, ancora non avevo conosciuto Bruno Lauzi, il quale scrisse per lei due capolavori e non solo, anche altri, ma Piccolo Uomo e Almeno Tu nell'Universo, che sono due veramente altre due grandi pietre miliari della nostra storia. Ma lei, sai, dice: no, il testo me lo devi scrivere tu, mi ha detto. Ma io, guarda, io da poco che mi cimento musicalmente sui testi, perché avevo iniziato a scrivere le canzoni per lo Zecchino d'Oro, e lei mi disse: se scrivi per i bambini sei pronto a scrivere anche per me. E ed la è canzone così che ascoltò era questa: cos'è una goccia d'acqua se pensi al mare, un seme piccolino di un melograno, un filo d'erba verde in un grande prato, una goccia di rugiada, che cos'è? Il passo di un bambino, una nota sola, un segno sopra un rigo, una parola. Qualcuno dice un niente, ma non è vero, perché lo sai, perché lo sai, perché goccia dopo goccia nasce un fiume, un passo dopo l'altro si va lontano, una parola appena ed ecco una canzone, da un ciao detto per caso un'amicizia nuova. E se una voce sola si sente poco, insieme a tante altre diventa un coro, e ognuno può cantare anche se stonato, dal niente nasce niente, questo sì. Non è importante se non siamo grandi come le montagne, come le montagne. Quello che conta è stare tutti insieme per aiutare chi non ce la fa, per aiutare chi non ce la fa.
Ecco, questo vorrei trovare nell'uovo di Pasqua. Grazie, grazie. Che sensibilità interiore, che creatività. Bravo. Veramente sei una persona eccezionale, un grande, grande artista dal cuore immenso. Grazie, Franco Fasano. Resti con noi perché andiamo a scoprire adesso la top 5 con Roberto De Angelis. Volo. Vediamo la classifica di questa settimana. Buonasera. Allora, buonasera. Buonasera, naturalmente sempre alla tua destra. RDA Radio 1, Festival Italia Musica, grazie anche dell'ospitalità tua di Franco Renzi e di Gianfranco Ciccione. Artisti nostri amici e naturalmente Maurizio Dumenia, partiamo naturalmente con questa top 5 Festival Italia Musica. Al numero 5, vediamo un po' chi appare, naturalmente Tonino Migliore con il brano Italia. Bravo Tonino! Viaggiamo veloci verso la quarta posizione, e la quarta posizione Erminio Sinni, naturalmente con Donne. Anche questo un tributo a Mia Martini, Paola. Terzo posto è uno scioglilingua, Dance Essence, classificato al terzo posto il Midley 1. Ragazzi che provengono da Chieti. Andiamo. Allora, secondo posto, stavolta dalle Alpi alle Piramide, abbiamo Marco Ligabue, naturalmente presente nella scorsa puntata. Anime in fiamme. E adesso, top, piano piano, saliamo. Oh! Dance Accents, Midley 3! Patrizio Esposito, presidente dell'Associazione Culturale Vieni Qui Tesoro Sant'Agostino. Allora, insieme naturalmente ripartiamo. Grandi preparativi per questa nuova edizione di Sognando le Stelle. Sì, il 5 di aprile avremo naturalmente la presentazione di una conferenza stampa per pronunciare il cast 2024, che si svolgerà 8, 9, 10 e 11 presso Arce. E quindi aspettateci e non vi prendete impegni però per quel periodo. Ci sono dei nomi strepitosi, dei nomi favolosi, importantissimi. Sì, dei nomi, perché andiamo sempre più in alto e sono contento perché anche quest'anno siamo riusciti a portare dei grossi nomi lì al Sognando le Stelle, 12ª edizione. Beh, abbiamo chiuso insomma con Clementino, poi Katia Ricciarelli, poi Gio Squillo, davvero sempre dei grandi grandi nomi. Buon lavoro in collaborazione, grazie, naturalmente, grazie. Associazione Culturale Sant'Agostino. Grazie a tutti, siamo quasi in sigla, io un applauso fortissimo per tutti. Grazie ancora ai cugini di campagna, Franco Fasano, siamo davvero in tanti tanti. E tanti auguri di cuore, buona Pasqua alla nostra meravigliosa, splendida regia, Luciano Morelli e tutti i ragazzi. Vi voglio bene, davvero tanta, provo tanta energia, tanta felicità, tanta salute, tanto impegno e tanto lavoro. Grazie, auguri a tutti. Grazie per gli abiti, le due isole, Vincenzo Alberto Antonio, e naturalmente per Trucco e Parrucco Maria Pulli e la new entry Ilvia. Grazie, grazie tesoro, la più piccolina. Grazie naturalmente al pubblico da casa che ci segue con tanto tanto affetto e che gentilmente mi fate entrare appunto nelle vostre case ogni settimana. Ci vediamo alla prossima puntata, stessa ora, stessa rete, sempre al ritmo di Che Forza la Musica. Buona Pasqua, felicità e serenità. Ancora tanti auguri di buona Pasqua al nostro editore, presidente Gianfranco Ciccione, tutta la famiglia Ciccione, e gli auguri vanno anche al nostro direttore artistico Franco Renzi. Buon compleanno. Vogliamo chiamare? Sì, grazie a tutti. Auguri a Paola.
Auguri, auguri a Paola. Buona auguri. Pasqua. Buona Pasqua. Sigla Vanna Lauro. Fanno per noi, fanno per noi. Ma che giornata, ma che giornata movimentata. Viva, viva, viva. Passa la banda, chissà chi la manda a suonare per noi, solo per noi. Che cannonata, che cannonata di serenata. Viva, viva, viva. Chi vuole cantare si può prendere per fare un bel coro con me. Oh, 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 oh. Ma che musica, che musica, che musica, maestro. Hai trovato la via giusta per la celebrità. Ma che musica, che musica, che musica, maestro. Questa bella sinfonia il mondo canterà. E allora dai, dai, dai. Viva le feste, sei in un mese, sto cento in più. Viva le feste, sei in un anno, so mille in più. Sabato è festa, domenica è festa, non c'è mai lunedì. Mai lunedì. C'è una befana per settimana. Viva, viva, viva. E tanta gente, la più competente, bene così, vive così, vita beata, vita beata, ma programmata. Chi vuole cantare si può prenotare per fare un bel coro con me. Oh, 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 oh. Ma che musica, che musica, che musica, maestro. Hai trovato la via giusta per la celebrità. Ma che musica, che musica, che musica, maestro. Questa bella sinfonia il mondo canterà. E allora dai, dai, dai. Viva le feste, sei in un mese, son cento in più. Viva le feste, sei in un anno, son mille in più. Grazie a tutti, vi voglio bene, siete meravigliosi.